La figliola Cati, che mi rosa, che bello nome, mamma, te t'ammiso un nome bella, dilli rose, lo meglio c'ore nel paradiso. Bella figliola Cati, che mi rosa. Vi ringrazio perché questo applauso tende anche a smorzare un po' la naturale emozione che io provo e devo spiegare la ragione per la quale io sono emozionata. Innanzitutto perché l'evento è di importanza, noi consideriamo cruciale per la formazione dei nostri giovani. Non farò una relazione, ma vi racconterò una storia. E vi racconto la storia di oggi, cioè di quello. È una storia che, come dire, perché molto spesso uno immagina che racconta delle storie di cose che sono successe nel passato. Uno può anche raccontare una storia che sta succedendo in quel momento. La storia che cos'è allora? La storia è un viaggio nella bellezza che comincia oggi, anzi in realtà è cominciato ieri sera, comincia. Allora, questa storia comincia, vedete, allora, la storia, la bellezza che cos'è? È una porta. Perché è una porta? Perché è una porta che apre a mondi nuovi che non conoscete. Questa storia presuppone tre momenti: valorizzare, raccontare e vivere. Network è un progetto che nasce dall'esigenza di mettere in connessione i vari istituti scolastici che condividono un progetto relativo alla tutela e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-artistico della loro regione. In particolare il progetto di Cultural Network viene inaugurato oggi con questo evento al Liceo Bisazza di Messina e proseguirà poi per un tour nelle regioni della Campania, della Toscana e della Puglia. Il progetto ha come obiettivo quello di far sì che studenti, docenti e dirigenti condividano non solo le criticità operative e le best practice dei loro progetti, ma soprattutto per partire dalla cultura non solo come bellezza, ma anche come educazione, educazione all'ascolto e inclusione sociale. Colorita, rosa che di lì rosa ammuttunata, rosa tenuto un piede la mia vita, ma su di notte ti salvo.